La pandemia ha messo in luce la necessità di incrementare i numeri della pneumologia, come ben evidenziato durante l'ultimo congresso AIPO, ma per la tutela dell'ambiente è oltremodo necessaria una cultura della salute respiratoria che deve coinvolgere cittadini e imprese. Il punto cardine è quello dell'inquinamento, quindi riuscire a dare a quello che è lo sviluppo anche industriale ovviamente un orientamento decisamente molto più sostenibile di quello attuale. Cominceremo ad utilizzare probabilmente anche delle materie prime sempre meno tossiche. Questo non potrà che essere una grande risposta, grande metodo per dare maggiore sicurezza a quelli che sono gli utilizzi di presidi sanitari da parte di tutti i soggetti che ne avranno bisogno. Un segnale che è già arrivato dalle aziende come Philips, che ha deciso di intervenire su alcuni apparecchi di ventilazione sostituendo le parti inquinanti. Si è venuta a identificare una criticità in quella che è stata alcuni apparecchi utilizzati abitualmente nella ventiloterapia piuttosto che nel trattamento delle apnee del sonno, e si è visto come alcuni materiali utilizzati erano suscettibili di facile deterioramento e presentano una certa tossicità. Per cui il provvedimento principale è stato quello di intanto avvertire tutti i pazienti che hanno in uso questo genere di macchine e di iniziare, cosa che si sta facendo, a provvedere a quello che deve essere la sostituzione delle macchine, in particolar modo per quei soggetti che le utilizzano ovviamente con assoluta regolarità e per quei soggetti i quali, per esempio durante la notte, necessitano di quella macchina per poter avere un buon respiro. Migliorare l'impatto della salute respiratoria sulla società e sull'ambiente è l'obiettivo di Chiesi, grande gruppo farmaceutico impegnato nella cura delle patologie dell'apparato respiratorio come asma e BPCO, e primo in Italia e nel mondo ad avere la certificazione B Corp. È tuttora la più grande azienda europea certificata B Corp. Il nostro primo obiettivo è quello di fare sì che questo movimento aumenti. Perché? Perché fare gruppo è una delle caratteristiche delle B Corp, perché gli obiettivi sono ambiziosi. Essere B Corp significa mettere insieme in maniera integrale gli obiettivi finanziari dell'azienda, gli obiettivi di business dell'azienda con obiettivi che riguardano l'impatto che l'azienda può avere sulla società e sull'ambiente. Siamo diventati Benefit Corporation nel 2018, nel 2019 ci siamo certificati B Corp e da allora le oltre 6.000 persone che lavorano in Chiesi e con Chiesi sono impegnate non solo a appunto ricercare nuove forme di sostegno per i pazienti affetti da patologie croniche, ma anche a migliorare continuamente il nostro impatto sulla società e sull'ambiente. Il nostro futuro è quello di continuare in questo percorso che ci vede crescere grazie a un impegno costante in ricerca e sviluppo. Investiamo oltre il 20% all'anno in innovazione di prodotto, ma anche e soprattutto continuare a lavorare per il benessere comune, che significa fare sì che l'interesse dei pazienti, l'interesse di chi se ne prende cura, ma anche l'interesse delle nostre comunità e del pianeta, che oggi vive questa sfida incredibile e globale, possano essere in qualche misura incontrati grazie a uno sforzo comune.